ma è vero, le figure che si sono impegnate nella lotta alla mafia sono state tantissime, giornalisti, sacerdoti, di tutto è accaduto in quegli anni e la stragrande maggioranza era senza scorta e hanno avuto un coraggio smisurato. Io ovviamente oggi non posso fare a meno di dirvi forse l'ultima cosa, il ringraziamento verso i cosiddetti uomini e donne delle scorte. Ricordo che la posizione del magistrato è di solito dietro il caposcorta che è seduto avanti accanto all'autista e quindi tu quello che vedi davanti è la nuca del tuo caposcorta e tante volte mentre sei in macchina pensi e sai che il giorno prima o qualche ora prima hai fatto qualche cosa che sta mettendo in pericolo la tua vita, lo sai, perché però lui che è davanti a te non lo sa e ciononostante è lì e non molla di un millimetro e ancora oggi questi ragazzi, io ce li ho attorno, hanno i capelli grigi, abbiamo scampato e quindi abbiamo i capelli grigi. E quindi un ringraziamento straordinario a tutte quelle persone che hanno consentito di arrivare al risultato. E devo dire che questo film, coraggioso, si inserisce in un momento storico nel quale bisognava dire rapidamente da che parte si stava. E la sensibilità della nostra Presidente è stata tale da consentirle, anche con una efficienza tutta teutonica, diciamo così, di raggiungere subito il risultato. In questo film si capiva che la lotta al crimine, la lotta alla mafia, non era solo una questione, questa è l'intuizione forse più importante del film, non era solo una questione di magistrati, che chiunque avrebbe potuto proseguire quella lotta raggiungendo la verità. Oggi mi viene in mente di citare Daphne Caruana Galizia, una giornalista maltese che è stata uccisa in un attentato dinamitardo solo pochi mesi fa perché ha scoperto la verità con riguardo ad alcuni conti correnti in banche maltesi di importantissimi esponenti politici dell'Azerbaigian connessi alla realizzazione del gasdotto TAP. Tant'è che il figlio di Daphne dice: se volete conoscere la verità sulla morte di mia madre dovete indagare sul gasdotto TAP. Sappiate che quel gasdotto quatto quatto è arrivato o sta arrivando sulle coste della Puglia e qui tanto coraggio non ne sto vedendo, vedo molti giornalisti diciamo interessati soprattutto agli eventuali benefici che derivano dall'arrivo di questi grandi investimenti. Molte redazioni di giornale accolgono inserzioni pubblicitarie, raccontano tutti gli aspetti positivi di questa opera pubblica, che non è drammatica, intendiamoci. Certo, mi scoccia moltissimo che arrivi su una delle più belle spiagge pugliesi, poteva tranquillamente arrivare su una zona industriale meno impattante. Però è una storia che peraltro viene rappresentata una bellissima rappresentazione che adesso è su Sky ed è opera anche di un giornalista barese che è Giuliano Foschini, che vi invito a guardare e mi auguro, visto che io sono in aspettativa e quindi non ho poteri di indagine, ho solo poteri di resistenza, quello che posso dire è che noi resisteremo, cercheremo di capire perché e cercheremo di dare una mano alla Procura di Lecce, dove peraltro c'è un altro i nostri colleghi di allora, Leonardo Leone Castris, che sta indagando su perché, per esempio, questo gasdotto non vede l'applicazione della direttiva Seveso sulla sicurezza dei gasdotti, non si capisce per quale ragione c'è stata questa esenzione. Voglio dire che se è vero che forse una certa partita l'abbiamo vinta nei confronti di alcuni poteri, c'è però che molto probabilmente la strategia è cambiata, non si ammazzano più i magistrati. Ma si fa lobbying nell'Unione Europea, si ricevono 46 miliardi di finanziamento dalla Banca Europea, non solo, il gasdotto di connessione che deve poi legare l'approdo di quel gasdotto con la dorsale adriatica viene pagato dai cittadini italiani in tariffa. Allora mi chiedo, sono queste le questioni sulle quali bisogna continuare ad essere vigili? E questo film
che peraltro entra, se ho capito bene, in questi meccanismi di investigazione molto complessi e globali, può essere un modo per spiegare che la battaglia non è finita, forse adesso non ci faranno saltare in aria, ma continuano a perseguire interessi particolari in barba alle leggi, addirittura alle volte consentendo a soggetti molto particolari di seguire queste vicende dentro il governo, come se fossero vicende proprie, personali.